Ciao, sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Lies of P. Dopo aver raggiunto l'hotel di Krat, abbiamo avuto l'incarico di trovare Geppetto. Siamo alla ricerca di Geppetto, ma abbiamo beccato l'asino furioso che ci ha fermato per il momento e mi ha fatto capire che forse quell'arma forse potrebbe non essere al caso nostro, forse è un po' troppo pesante, non so. Quello che ho capito è che se un'arma non viene equipaggiata, non ci appesantiamo, quindi basta non equipaggiare. Io pensavo che dovessimo depositare tutto. E invece niente, vabbè, là abbiamo le cose che abbiamo perso. Vediamo di capire se riesco a fregarlo. Io prima di tutto proverei a beccarci questo. E magari. Ok. Are you a dream or a nightmare? Ecco, appunto, proviamo. Stop showing up already. Mazza, solo che lui c'ha. Mazza. Cursed puppet! Back again! Allora, facciamo così. Ecco. Ok. Mazza, cattivo. Cattivissimo. Cursed puppet! Back again! Ok. Mazza, porca. Ma che ne ho sempre avuto? Ammazza, porca di quella miseria. Ai. A volte vorrei cercare. Madonna santa. Mi avrebbe fatto molto più piacere se. Porca. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. È quasi andato, è quasi andato. I demanded the truth. Well, I feel bad for my comrade. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Abbigliamento, maschera, chiave del municipio. Dobbiamo salvare pure quell'altra. Ok. Allora, siamo aumentati. Parliamo. Posso parlare? I want to hear Posso. all about your experience. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Krat when you're done. Vabbè, quindi non ci potenziamo qua. Voglio capire una cosa perché.
credo di aver capito che ci abbiamo un po' di completo. Allora, il caschetto ce l'ho. Dai, va veramente. Ma vabbè, ma penso sia una cosa esterna. È bruttissimo. La maschera nasce dall'asino fuso, la maschera che lui cerca. Il pazzo voleva. No, ma non la voglio. Ci attrezziamo per qualsiasi altra cosa. Direi di andare avanti. Ci abbiamo un sacco di punti che possiamo spendere, se ce le fai spendere, naturalmente. Ma vedo in lontananza qualcosa che ci può interessare, quindi. Pietra lunare. Normalmente. Io quello che ancora non ho capito, sapete, è che. Chiave del municipio. Dovremmo beccare anche la bambina, vi ricordate, la signora? Municipio di Craft. C'è possibile ogni volta per salire di livello devo andare così lontano? Allora, vediamo un po' So perché. about that weapon assembly tool you were talking about. Ecco. If you find any more weapons, let's try using them here. Montarmi con Eugene presso l'hotel o presso gli stargate delle varie aree. Separa l'arma e impugnatura delle tue armi per creare nuove armi che si adattano. Vabbè, sì. Ah, vedi, quindi potrei tipo smontare e farne monta nuova arma. E se provassimo a fare un'arma? Faccio un mix praticamente di questo è carina sta cosa. Può sembrare una cacata, però sembra. Fatto un'arma, ma giusto per lo sfizio di farla, eh. Vediamo se riusciamo a potenziare tipo l'arma che abbiamo appena creato. Il lunare, da momento sì, ok, quindi la possiamo anche potenziare. Perfetto. Questa qua, no. Ok. Altera impugnatura, ancora non posso fare niente. È possibile che veramente ogni volta devo ritornare all'hotel per potenziarmi e fare. Vabbè, comunque, utilizziamo l'arma che abbiamo appena creato. Vediamo di cosa si tratta. Vediamo soprattutto se riusciamo a cavarcela. Perché? Ho sempre. Allora, un momento. Allora, qua. Non era quello che intendevo fare. Ok. Vabbè. Ah, ma ne tengo 4 di cosi. Oh, qui. E questo può essere che non ci ha visto. Non mi aveva visto. Allora, questi sono due. Attenti, mi piace molto anche il fatto di poter utilizzare questa per. Ci dà veramente tanto una mano, eh. Però. Ok. Vieni, cane, vieni. Fa tanto danno e. Cervo di lancio. Io continuo a essere soddisfatto. Ma com'è che non ce l'ho caricato sto coso? Ma quante devo utilizzare queste cose per caricarlo? Hai visto, bello mio? Ok.
Anche a te va vuoto ogni tanto, eh. Ampolla gli attributi, ampolla di resistenza. Ok. Li dobbiamo utilizzare questi, eh. Allora, di là si va da una parte e quella dall'altra parte. Qua, aspetta qua, eh. Che? Che è questo? No, è solo uno che si era imbalsamato. Ok, apriamo la porta. Vabbè, qua. Ma... mi sembra eccessiva questa porta qua, vi dico la verità. Cioè per fare il giretto qua in to... ma boh. Per risparmiarci sti quattro mostretti. Vabbè. Mo, o ci fai incontrare qua un boss micidiale o... non l'ho capita sta cosa. Qua non c'è nessuno. La gazzetta dello sport. Che è questo? Vuoi essere mio amico? Se ne sono andati tutti lasciandomi solo. Ma è una frase, quindi non posso rispondere a interagire. Allora, questo sta di spalle, quindi in teoria... ecco appunto. Ah, ma glielo faccio danni però, eh. Aia. Ma che è? Che a volte ho l'impressione come se non riuscissi a piegare bene le misure. Malissimo, malissimo. Vai. Non so perché. Quando facciamo la pausa andiamo veramente. Oh, no. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet. Allora, fammi arrivare più qua perché. Vero, no? Ottimo. Ok. Allora. Qua sembra ci sia qualcosa, però attenzione che qui ricadono quelle dall'alto. Amuleto del burattino di istruttore. Che fa? Aumenta i danni? Vabbè, tanto li possiamo mettere tutti e due, quindi li metto tutti e due. Consumabili, c'è qualcosa che... questo non lo sto mettendo. Aumenta la resistenza agli attributi. Non so per quanto tempo. Usa un frammento di stella al richiamo della crepa accanto all'area del boss per evocare uno spettro. Aiuterà il tuo personaggio nella battaglia con il boss. Vabbè, ma ce la caviamo. Voglio ma vedere se ce la caviamo, dai. Poi eventualmente chiediamo aiuto.
Ma fregato. Vabbè, devo pigliare un po' le misure, dai. No, perché? Cazzo! Ah! Grazie. Mannaggia, quando sto così sotto è la fine. Questa è una delle cose... fatto. Ma come ha fatto a pia? Ma no, ma no, ma no. Vabbè, quel paese. Facciamo finire un po' la carica. Non ce l'ho, eh. No. Ma non è vero. Oh, ancora mi fa sempre qua. Merci. È molto meglio allontanarsi, eh. Così facciamo finire un po' sta cosa di merda. Sì. Quanto stiamo là? Ma guarda io quanto cazzo! Ah, sta cavolo di... Guarda, allora io... Ah, vabbè, basta, basta. Tanto che ho capito che non funziona quando... Ho sbagliato per già là, eh. Occhio, occhio. Vaffanculo. Ah, occhio, occhio che sono un po' merda. Carichiamoci, carichiamoci. Anticipo sempre un po' troppo, eh.
Occhio. Ma no, perché sempre qua mi fa morire, baffan. Ok, ma qua ho sprecato un colpo. Ah, no, vabbè. Occhio alla scorsa, occhio alla scorsa, occhio alla scorsa, facciamola finire. Così mi carico un po' che è meglio. No, Dio santo. Guarda, sempre alla fine, va, sempre alla fine, va. Mi deve far morire sempre alla fine. Sto stronzo. Cioè, guardate, io se muoio mo' mi ammazzo, eh. E vai. Vai. È morto, sì. Stavo incazzando. Comunque il braccio me lo sono ricordato alla fine. Fa un po' poco danno, però vabbè. Almeno decede. Allora, ho visto arrivato un po' di roba. È sempre questo. Vabbè, evidentemente solamente cose. Allora, facciamo così. Ci potenziamo un attimo e pigliamo pure questi, che è sempre meglio. Ergo raro 5, tieni. 5.000. Vabbè, mo saliamo di parecchio, dai, però. Wow. Cool part you got there. Come here for a sec, would you? I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms, but I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Cambia braccio. Dove c'ha. Non ho capito dove ci ha portato, però, eh. Allora, cambia. E sarebbe questo. Fulminus 100. Vabbè, tanto lo provo, tanto non è che. Ok, l'ho cambiato. Save Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. Ah, è al secondo piano. I'll use my power to help you. Sì. Aumentiamo un attimo di livello e poi andiamo da Geppetto, dai. Secondo piano, hai detto. Geppetto sta al secondo piano. Vabbè, forse sarà qua dentro, sta. Vedi là, che bella stanza che c'hai, Geppetto. Ah, you've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me, even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back.
Please, go save him and shut down the factory. Ma non posso più andare al municipio per salvare il bambino, no? P organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Chiave del cortile del municipio di... Ah, ok. L'utilizzo di slot del robot mini per attivare le abilità latenti del tuo personaggio. Equipaggia i quarzi per ottenere l'effetto corrispondente. Se equipaggi i quarzi in ciascuno di slot, in singolo gruppo puoi ottenere l'effetto del gruppo. Ogni volta che gli effetti di due gruppi vengono attivati, si sblocca la fase successiva. Puoi ottenere una varietà maggiore di effetti portati... Vabbè, sì. Ok, nemmeno. Migliora la carica della cella impulso, migliora i danni quando la cella impulso riduce i danni in caso di schivata. Ok. Allora, cortile del municipio. Sì. No, dove siamo venuti? Scusate, ma mi ricordo una massa, aspetta. Ok, qua. Non siamo sicuramente andati. Adesso non c'è niente. Secondo me qua non c'è niente. Bisogna andare tutto dall'altra parte. E infatti. Magari riusciamo a beccare. Questa si apre? Ah, si apre veramente. E da dove... Here it is. The Nini works. Everything you see here belongs to Vanini, the classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? Ah, I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Okay. Da che da là potessi accedere alla ragazza, quella là che abbiamo incontrato alla finestra, la mamma che diceva che la figlia stava era schiattata, era scomparsa. E qua non c'è niente. Vediamo di capire. Questa arma comunque non sembra male, perché è abbastanza... Questo è morto così. È abbastanza lunga più che altro. Ma che c'ha di ma? Che c'ha di ma? Una ruota, cioè. Attenzione a quelle che rompono le rame. Ah, Gesù. Vabbè. Ma chi è questo? Ok. Ma che mi ha lanciato? Occhio a questo, eh. Guardate, io se c'è uno che schifa a morte è questo che sta qua sopra, guarda.
Cioè, stai qua sopra e mi devi rompere le palle a me. Ah, è la figlia che si è trasformata, la figlia della signora che si è trasformata, no? Mazza, porca miseria. Allora, penso di aver recuperato tutto, prima. Di qua si può scendere, penso che possiamo fare quel giro di qua, eh. Ma cominciamo? Ma quanto sei carino. Ampolla, 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 ok. Ok, allora di là. Sì, 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 lanciate, lanciate. E pure di qua si può andare però, eh. Oh, occhio che è salito uno, eh. Tanto da qua non ci arriva, eh. Sono due però. Niente di meno. Ma tu guarda questo imbecille che mi lancia la roba fino a qua giù, dai. Allora, sicuramente sarà questo proprio le scale, quindi di là può essere che ci sia qualcosa di interessante per noi. Il telefono. Another fine day in the city of Krat, but I wonder, my friend, just where you've been. Oh. Congratulations! You've been selected from this cast of a little for an exclusive, obtrusive, intrusive transmittal from me, Arlecchino, the king of all. E andiamo, dai. By morning, it walks on feet numbering four. At midday, just two, no less and no more. It walks on three feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive. Un mostro o un umano? Quattro zampe, a metà giornata su due zampe, cammina su tre zampe quando arriva. Correct! Fantastic insight! Yes, that's what I would have said if you'd been right, but you were not. I'm not angry, just disappointed. And a little angry. You caller are an absolute blockhead. But you know what, caller? It's been quite a so I think you've earned quite a nice piece of treasure. What's a monster? What's a man? And what's the real difference? Isn't what's more important our very existence? Oh, don't take it so hard, my dear incorrect friend. As a first-time riddle
hope you'll agree, it's thrice as nice to get a Trinity key. Doors and keys and doors, the subjects of puzzles and riddles galore. My next riddle won't be so simple to crack. Arlecchino's the king. Not some riddling cheap jack. Ok, basta. Madonna mia, cioè... sono tre ore per dire sta... che due palle. Vabbè. Andiamo avanti che è meglio, eh. Allora, dovevamo salire per le scale. Era abbastanza chiaro, si sentiva anche una sorta di... idea. Scendiamo. Sapete che ancora non ho capito il fattore del municipio, se più abbiamo mancato un punto per andare a salvare la bambina. Io penso di sì comunque. Secondo me abbiamo mancato qualcosa. O magari me lo scrivete. Ci ritorniamo un attimo. Catena. E vediamo un po' anche qua. Allora, io sono ritornato un attimo dietro per vedere questo fatto del municipio per cercare la ragazza. Ma sinceramente non l'ho trovata. Vabbè, comunque. Assalto elettrico efficace per sopraffare i burattini. Uscite. Uscite. E bene. Se non siete perseguitori. Vabbè, allora, noi siamo venuti da... siamo scesi da qua. Volevo andare un po' avanti, sinceramente. Anche se magari viene un video un po' più lungo, però... ahia. Questa non si apre, non fa niente. Vabbè, l'importante è che comunque siamo abbastanza... qua si sale, eh? Eh sì. Ok, frammento. Oh, qua dentro è... sembra una trappola. Là ci sta qualcuno sicuramente. Vediamo se era quella la strada, Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Allora, in pratica noi potevamo andare da là, eh. Ok. Anche questa qua. Mamma. Oh! Non sembra male. Ma... maledetto. È lento ma è molto forte. Attenzione. Aspetta un attimo. Mi fa un sacco di danno sta cosa, cadere giù. Non mi pare di aver sentito nessuno. Cartuccia della scossa. Vabbè, oh, ce ne stanno un sacco di queste cose che ti fanno cadere giù all'improvviso e ti fanno perdere in pratica tutto il percorso. Braccio, questo mi sembra nato da... ma... talmente per quel lì, eccolo qua.
E ci sarà là dentro un topolino, ci sarà là dentro. Ah, non ci sta niente, veramente. E c'ho modo per attraversarlo diversamente, ma anche no. Quindi non mi butto, mi butto. Vabbè, ok, dai. Devo fare tutta una... Cazzo. Capisco come cavolo devo fermarlo, eh? Ok, così ci siamo. Appena arriva lo riesco a tribare. Ok. Vai, vai, luce. Occhio, occhio, occhio. Comunque andava bene, eh. Ah. Vai. Ah. No, bastardo, c'ha sto cavolo di cosa davanti, non riesco a beccarlo. Ma va. Vai! Vai! Ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Si chiude sempre, mannaccia. Ok. Ma quando è che... Non riesco a fermare. Che due palle. E dai. E vai. Niente, eh. Il problema è che arriva sempre. Ma come fa a fer... Ma non è bad. Quasi è andato e non muore. Non possiamo morire come fessi, eh. Dai. Va. Ok. Calibro di legione. Ah, ci siamo buttati praticamente. Non lo so come che cavolo sia. Qua non si può salire, eh? No. Non so che cavolo sia successo, nel senso che. Quando perdi la retta via sei praticamente fottuto. Ma veramente fottuto. Oh. Ok. Non vedo la forza motrice. Queste mi sa che non servono, eh. Però in teoria a me mi dovresti dare qualcosa per arrivare fino alla fine, perché sennò qua schiattiamo, eh. Ma sto qua pure che esce, mica mi fa male, no, eh.
Ok, là ci sta un punto, mi fa piacere. Però sentivo anche delle... Vabbè, praticamente dovevamo fare una strada, alla fine l'abbiamo fatta completamente un'altra. Mi dispiace perché obiettivamente volevo portarvi anche dall'altra parte, ma c'è stato poco da fare. Vabbè ragazzi, questa parte la terminiamo qui. Ci vediamo sul prossimo video.